Di nuovo in diretta da studio per la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile. Cambiamo argomento, abbiamo cambiato anche ospite. Parliamo adesso delle ultime novità che ci arrivano dal fronte vaccini, dal fronte farmaci e cure per quanto riguarda il Covid, con la situazione che non è sicuramente tranquilla anche nella nostra regione. A livello mondiale l'OMS ha parlato di uno tsunami di casi in continuo aumento, proprio perché soprattutto con la variante Omicron, ma non solo, i contagi si stanno moltiplicando a vista d'occhio. Vi presento subito il nostro nuovo ospite. Buonasera, bentornati ai nostri studi al professor Jacopo Vecchietti. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Come sta? Giornate Bene, grazie. pesanti, Direi come di sempre. sì, come sempre. Direttore Unità Operativa Malattie Infettive dell'ospedale di Chieti e anche professore ordinario di malattie infettive all'Università d'Annunzio. Allora, prima di entrare proprio in merito agli argomenti che abbiamo scelto di trattare, non posso non chiederle una fotografia di quello che sta succedendo anche nella nostra regione, nella provincia di Chieti. Oggi ci sono stati 500 e rotti casi, 3 decessi in provincia di Chieti, persone, se non sbaglio, tra i 70 e i 90 anni. Che cosa sta succedendo nel suo reparto e in ospedale a Chieti, professore? Beh sì, abbiamo notato come l'aumento del numero dei casi sul territorio vede una percentuale di pazienti che purtroppo sviluppano queste insufficienze respiratorie che necessitano dell'ospedalizzazione. Età di queste persone? Sono vaccinate o non sono vaccinate? Allora, direi che nell'80% dei casi sono soggetti non vaccinati. C'è una parte di soggetti vaccinati che possono avere qualche deficit respiratorio, ma sicuramente in linea di massima non con i quadri che noi siamo abituati a vedere nei soggetti non vaccinati. Poi è chiaro che ogni situazione fa storia a sé. Reparto pieno apre. Reparto pieno. Ha dovuto chiedere ospedalità, diciamo così, in altre parti. Prima c'era stato ospite, era seduto su quella poltrona il professor Cipollone, che poi è anche il responsabile area Covid della sua azienda sanitaria. Ha detto che sono stati riconvertiti alcuni reparti in reparti Covid. Adesso si riaprirà l'ospedale di Atessa, proprio perché c'è questa escalation anche in provincia di Chieti di casi. Sì, al momento hanno, diciamo, riconvertito la pneumologia e poi l'azienda ha una serie di programmi rispetto a quali saranno i Certo. prossimi reparti che noi ci auguravamo e ci auguriamo ancora che non debba accadere. Intanto mi permetta di ringraziare ancora una volta tutto il personale, i colleghi medici del reparto, che da un anno che sono sotto stress, Gli infermieri, gli operatori sanitari. ma soprattutto, ecco, appunto, tutto il personale che poi ruota Certo. attorno all'assistenza del malato, quindi sicuramente gli infermieri, gli assistenti sociosanitari. E questo le fa onore. Andiamo con le diapositive che abbiamo preparato. Partiamo con la diapositiva 1, perché voglio chiedere al professor Vecchietti: dopo 2 anni, possiamo dire dopo 2 anni, che cosa avete capito della malattia e quando si manifesta nelle sue forme più gravi, professore? Allora, guardi, la cosa importante è che questa è una malattia che ha due momenti profondamente diversi, cioè c'è un momento in cui la replicazione virale è molto elevata e in un secondo momento, quando la replicazione virale tende a ridursi, subentra la fase infiammatoria, cioè la risposta immune. Quello che volevo farle notare di questo grafico è che la prima curva che lei vede rappresenta nella zona un po' più scura il soggetto asintomatico, poi sconfina nella zona bianca, dove c'è il soggetto sintomatico. Lei può notare che la carica virale tra un soggetto che non ha sintomi e un soggetto sintomatico è quasi uguale. Questo è l'arma di maggior diffusione che il virus Del utilizza, perché virus. questo ovviamente vuol dire che un soggetto, per quanto asintomatico, può essere un diffusore del virus. Anche vaccinato, a questo punto si può dire anche vaccinato, magari con una carica virale inferiore, no, professore? Però non è Assolutamente sì, escluso il. perché il vaccino, ricordiamo che non è una barriera fisica contro Certo. il virus, però il vaccino dà un vantaggio in termini di protezione
preparazione del sistema immunitario, che è preparato a scontrarsi con il virus e quindi si muove con maggiore rapidità. Diapositiva 2, eccola qua. Allora, polmonite interstiziale, oramai l'abbiamo imparata tutti questa forma grave della polmonite, che cosa è caratterizzata, cioè come viene fuori appunto dall'infezione del SARS-CoV-2? Allora, soprattutto ormai abbiamo imparato che il cosiddetto fuoco amico che crea un danno di tipo tissutale, quindi è la risposta immune totalmente sregolata che crea tutti quei danni che rendono poi la malattia una malattia sistemica, cioè tutti gli organi sono coinvolti, c'è un danno a livello endoteliale, quindi il motivo per cui poi abbiamo anche eventi trombotici. Devo dirle che quei quadri respiratori, soprattutto l'ultimo, sono i quadri più gravi che noi... L'ultimo è quello in basso a destra? Sì, sì, vede quella zona bianca? Sì. Ecco, quella è tutta quella componente di polmone che non riesce a metabolizzare e quindi a produrre ossigeno e a metabolizzare l'anidride carbonica. Quindi è quella componente importante per cui il paziente ha una sofferenza notevole. Però mi sembra che la zona bianca è abbastanza evidente anche nelle altre due fotografie che abbiamo. Sì, adesso l'immagine non è delle migliori, sì. Lì poi ci sono già delle fasi consolidative, certo. Cioè che sono le parti che poi rendono la malattia più complessa. Prima di chiederle quali e quante possibilità di cura abbiamo, le chiedo perché non tutte le persone si ammalano alla stessa maniera, cioè con la stessa gravità della... Allora, sicuramente c'è una componente probabilmente genetica che non abbiamo ancora imparato a individuare. Poi deve considerare che in tutti gli eventi di tipo biologico il risultato finale è l'incontro tra la capacità e la virulenza del virus e il sistema immunitario stesso. Quindi questo noi lo sappiamo ormai, tu non puoi mai sapere a priori chi avrà la malattia, certo. Più o meno aggressiva. E quindi questa variabilità crea poi questa differenza di casistica e di, certo, impatto dipende clinico. Dipende dall'età, dalle patologie. Dipende dall'età e certo. Dall'immunosenescenza. Quali e quante possibilità di cura abbiamo, professor Vecchietti? Allora, le cure le abbiamo, fermo restando che la cura migliore rimane la prevenzione e quindi il vaccino. Io credo che la cura migliore resta non ammalarsi. La cura migliore è non ammalarsi, non ammalarsi. È un buon modo per non ammalarsi e vaccinarsi. Quindi il vaccino rimane, certo, sicuramente l'ausilio migliore. Poi effettivamente noi abbiamo dei farmaci che hanno dimostrato una loro utilità, alcuni di questi sono in particolare il Remdesivir, è un farmaco antivirale, quindi ha la capacità di ridurre in qualche modo la replicazione virale e quindi di regolare anche la risposta immunitaria. Il difetto è che è un farmaco che può avere solo una gestione ospedaliera, quindi non può essere fatta sul territorio. Passiamo proprio alla terapia farmacologica, così facciamo vedere ai nostri telespettatori le diapositive. No, forse una telefonata, sì, mi fa segno Gigliola, le chiedo scusa professore, mi fa segno Gigliola che c'è una telefonata per lei, i nostri telespettatori hanno la priorità assoluta. Buonasera, da dove chiama? Buonasera. Sì, prego. Senta, mi scusi, io volevo chiedere una cosa al professore. Sì, da dove chiama? Mi chiamo da Cepagatti. Sì. Cepagatti. Prego, sì. Cepagatti. Va bene. Senta, io ho una piccola tosse dal polmone. Ho fatto un vaccino solo e sono negativo. Sì. Sono negativo. E c'ho dal polmone, insomma. La domanda qual è? Vuol sapere se... Volevo sapere se è un po' grave, che cosa consiste. Sì, allora intanto abbassi il volume del televisore perché sennò non la capiamo. Quanti anni ha lei? Io ho 38 anni. 38 anni. 37 anni. Allora, 57, ascolti, 57. 57 anni o 57 l'anno di nascita? 57, John. 57 anni. 57 anni, professore, una sola dose di vaccino, cioè questa tosse che viene dal polmone. Beh, se non ha già fatto il tampone, direi che è importante... Aspetti,
è importante escludere che non abbia nel frattempo contratto è negativo. Tampone negativo. Tampone negativo. Rimangono tutte quelle patologie a carico dell'apparato respiratorio che vanno indagate e quindi potrebbe essere una banale sindrome influenzale. Certo. O comunque, ripeto, qualsiasi patologia a carattere dell'apparato respiratorio che non c'entra niente con il Covid. Il nostro amico stava aggiungendo qualcosa. Non me lo facevo. Ecco, cosa stava dicendo? No, volevo dire che questa cosa prima non me la facevo. E voglio dire, me lo fa quando mi vado a dormire. E me lo fa quando sto dormendo, poi tosse fino alla mattina, un momento. Allora, tosse notturna, chiamiamola così. Io l'ho avuto il coronavirus, capito? Ah, quindi lei si era ammalato ed è guarito? È guarito. Adesso ha fatto, dopo la guarigione ha fatto una dose di vaccino? Mi sente? Di vaccino? Sì, sì, ma un vaccino solo. L'ha fatto dopo la guarigione? Beh, immagino di sì. Dopo la guarigione, un bel po' dopo, diciamo 3-4 mesi, 6 mesi dopo. 6 mesi dopo. Allora, malato, guarito, ha fatto una dose di vaccino, tampone negativo, c'è questa tosse notturna. Noi sappiamo che uno degli eventi post-Covid acuto è il long-Covid. Cioè, questi pazienti, proprio in virtù di questa caratteristica di innesco del sistema immunitario, possono avere dei disturbi anche a lungo. Quindi nel caso specifico credo che vada indagato il polmone, abbiamo visto pazienti che esitano con delle fibrosi, quindi potrebbe essere utile fare una serie di esami rivolgendosi al suo medico di base per tentare di definire meglio il tutto, potrebbe essere la spirometria ad esempio. Ma dottore, quindi mi scusi, ecco perché sto parlando. Sì, dottore, sai perché sto? Perché però mi viene dal polmone, capito? Sì, infatti per quello le dico. È stato tosse, capito? Sì, no. sì, ma voglio dire, nelle bronchiti in genere avviene questo. E perché solo di notte? La sera? Beh, è anche la posizione. In qualche modo fa sì che ci sia un accumulo di. Quindi è abbastanza tipico questo, sì. Perché non ce l'avevo prima, capito? Non ce l'aveva, potrebbe essere uno degli esiti del Covid, questo io così non glielo posso escludere, per quello le ripeto, siccome non è il primo paziente che a distanza di mesi continua a avere dei disturbi, fare una valutazione attraverso il suo medico di base, quindi una fotografia esatta della condizione di salute del polmone può essere sicuramente molto utile. Dottore, mi scusi, se io farei... Dottore, mi scusi, se io farei un secondo vaccino, è pericoloso, cioè un secondo vaccino, naturalmente se sono negativo. No, il secondo vaccino è assolutamente consigliabile farlo, perché nel suo caso il secondo vaccino è come il terzo per chi non ha avuto il Covid. Certo. Quindi io le consiglio di farlo. E credo che questa situazione dei polmoni attuale sia destinata a risolversi, come abbiamo visto in molti pazienti, ma in ogni caso è un qualcosa che non ha assolutamente rischio di peggiorare con la seconda dose del vaccino. Grazie al nostro amico Dice Pagati, segue i consigli del professor Vecchietto. Torniamo alle nostre diapositive, stavamo parlando delle terapie farmacologiche che abbiamo a disposizione per il Covid, abbiamo fatto vedere la diapo 4, andiamo avanti con le diapositive. Questa, professore? Sì, questa è anche qui, vede, questo schema è suddiviso in tre momenti diversi, la striscia blu è quella in cui c'è l'intensa replicazione virale, poi in basso a destra c'è la parte rossa che è la risposta infiammatoria. E nelle colonne sotto, vede, ci sono dei farmaci che hanno una specificità di utilizzo a seconda del momento in cui noi interveniamo e nello specifico le devo dire che quasi tutti i farmaci che noi abbiamo a nostra disposizione sono molto utili nelle prime fasi della malattia e anzi questo mi dà lo spunto per dirle come il cortisone che è stato ampiamente dibattuto ha un suo ruolo ma nella parte diciamo non nelle fasi iniziali perché noi in quel modo aiutiamo il virus,
perché il virus replica, io deprimo il sistema immunitario e quindi gli faccio un gran favore. Quindi non nelle fasi iniziali? Non nelle fasi iniziali, c'è uno studio invece importantissimo, il recovery, che ha dimostrato che nei pazienti che hanno una malattia avanzata, per prevenire, diciamo, per modulare quel fuoco amico, che è appunto una iperattività del sistema immunitario, il cortisone può avere un ruolo importantissimo. Abbiamo ancora una diapositiva, se non sbaglio, sulle terapie che abbiamo a disposizione. Eccola qua. Ecco, questo è il farmaco di cui abbiamo parlato prima, è un farmaco antivirale. Abbiamo imparato a conoscerlo tutti. Quindi è un farmaco che ha un'attività diretta contro il virus, quindi inibisce la replicazione virale, ha un'efficacia nelle fasi iniziali della malattia, quindi 7-10 giorni, ed è, le indicazioni solo che nel paziente che ha già bisogno di un ausilio, è un supporto di ossigeno importante, perde la sua capacità e il suo ruolo, perché a quel punto la componente viremica si è già ridotta e quindi lui andrebbe a intervenire su un qualcosa che si sta già risolvendo. E riduce i tempi di ospedalizzazione, l'evoluzione del quadro clinico. Lo spazio volentieri a questa telefonata per il nostro ospite. Pronto, Rete 8? Pronto? Dotto, buonasera. Sì, buonasera, da dove chiama? Telefono da Loreto, volevo fare una domanda al professore. Prego. Dunque, io ho mia moglie che è una paziente oncologica, ha fatto due vaccini, prima e seconda dose nel mese di maggio, adesso si è operata un nodulo, diciamo, a seno un'altra volta nel mese di giugno, può fare il vaccino? E praticamente ha fatto il vaccino e la Pfizer. Se deve rifare la Pfizer un'altra volta oppure può fare altro tipo di tipo Moderna, queste cose qua. Grazie, sì, no. Grazie a lei. La ringrazio della domanda, le faccio un caloroso in bocca al lupo per il decorso e la guarigione della signora. Sicuramente è utile fare il vaccino, potrebbe anche fare il Moderna, perché i due vaccini, Pfizer e Moderna, hanno lo stesso principio, diciamo, seguono la stessa RNA linea. RNA messaggero. Bravissimo, ne sa più di me. No, 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 scherziamo, professore. Rispetto agli altri, gli altri vaccini che ad esempio sono veicolati da un adenovirus, che è un virus vivo ma attenuato. Quindi io consiglio di farlo, se le fanno il Pfizer va benissimo, se le dovessero proporre il Moderna va bene uguale. Sì, si punta un po' sull'eterologa adesso, si dice, no? Il cambio della... Sì, ma devo dirle che perché i risultati sono questi, cioè si è visto come cambiare la vaccinazione non determina nessun problema. Voglio parlare di anticorpi monoclonali con il professor Vecchietti, prima però do spazio a questa telefonata e poi a Gigliola che ha una mail da leggere al nostro professore. Pronto, Rete 8? Buonasera, sono una signora, chiamo da Loreto Pupino. Buonasera signora. Io ho un bambino che da piccolo ha avuto la Kawasaki, quindi adesso che ha compiuto 12 anni, diciamo anche lui voleva fare in fretta questo vaccino per essere più tranquillo. Abbiamo fatto il vaccino il 6 dicembre, dopo neanche un'ora che ha fatto questo vaccino praticamente gli è scatenato un fortissimo mal di testa alle tempie. E siccome sono fino ad oggi, sono parecchi giorni che lui ha questo mal di testa pulsante che non va via notte e giorno, ho fatto due ingressi ospedalieri, diciamo, di pronto soccorso, ma non ho risolto niente perché nessuno mi ha saputo aiutare, vado avanti dandogli Nurofen e robe varie, ma non è che ho grandi, diciamo, miglioramenti. Nessuno mi ha saputo dire se è stato veramente diciamo, questa puntura che ha potuto scatenare, tra cui ha fatto la Pfizer. E il 29 dovrei rifare il secondo dosaggio. Sì, un parere medico. Sì, professore, possiamo aiutare la nostra amica di Loreto Prutino. Ma allora, devo dire che non è così frequente la cefalea. Non so se la signora aveva una, magari, diciamo, fragilità precedente al vaccino e quindi questa temporalità in realtà è del tutto casuale, o se c'è effettivamente una connessione.
No, è un bambino di 12 anni che non ha mai sofferto di mal di testa. Ah, no, quindi scusi, no signora, io ho capito male. Era il bambino di un bambino di 12 anni. 12, Ah, no, mi scusi, sì, ho capito male. No, no, guardi, no, allora no, il discorso qui è diverso. Nei bambini, ovviamente, noi sui grandi numeri sappiamo che è un vaccino sicuro, soprattutto perché non genera la malattia, questa è la cosa importante. Questo discorso della cefalea credo che debba rivolgersi ad uno specialista, perché io trovo difficile che possa centrare qualcosa il vaccino. Però è chiaro che se c'è questa coincidenza va approfondito, certo, appunto, per essere sicuri che non ci sia una componente. Questo. Però le chiedeva anche la nostra amica di Loreto, il 29, se non sbaglio, giusto signora? Sì, dovrebbe fare il secondo dosaggio. Dovrebbe fare la seconda dose, quindi dovrebbe approfondire prima questa cosa. Sì, potrebbe anche essere che se davvero c'è una correlazione con la vaccinazione è destinata a scomparire, perché ovviamente nella prima fase di risposta infiammatoria e autoanticorpale, certo, può avvenire, però non mi preoccuperei, insomma. Allora, lei è stata al pronto soccorso, ha portato il ragazzino al... Allora, io sono stata tramite una pediatra che dopo 5 giorni di Nurofen non andava via e il bambino si manteneva la testa per troppo dolore e non riusciva a dormire neanche la notte, quindi mi hanno consigliato di portarlo al pronto soccorso di Pescara e ha fatto anche una visita al neurologo di cefalea. Però non ho avuto niente di che, per questo dottore mi ha detto semplicemente: va bene, il Nurofen lo sta prendendo, dice purtroppo non ci sono altri medicinali per un bambino. Cioè non ho avuto un riscontro, una risposta chiara, diverso come... Allora, ecco, io questo. Insisto ancora un attimino col professor Vecchietti, lei parlava di approfondimenti. Da sì, io credo che... Questi approfondimenti dovrebbero passare per che cosa, professor? Allora, credo che il pronto soccorso non sia, diciamo, il posto più corretto. Certo. Al pronto soccorso ovviamente avranno escluso le grandi cause che possono determinare una cefalea. C'è sempre stato d'assedio allora pronto soccorso. Esatto, di Pescara, nel senso che lì si va per grandi problemi. Quindi una volta escluse le cause principali di cefalea, adesso c'è bisogno, secondo me, che appunto magari il pediatra insomma inquadri la situazione e lo valuti nel tempo. E magari fare un accertamento specifico? No. Ma credo che la cosa ideale sarebbe rivolgersi a un centro cefalee, certo, per capire se questo bambino in realtà, perché molto spesso le cefalee, certo, insorgono proprio in età adolescenziale, quindi non so se in realtà era un qualcosa che stava sotto traccia e quindi siamo di fronte a una coincidenza. Segue i consigli del professor Vecchietti. Ok. Grazie, in bocca al lupo alla nostra tanto, amica. Arrivederci. Grazie a lei. Grazie. Gigliola. Ci scrive Franco, scrive che l'ivermectina ha dimostrato potenti attività in vitro contro SARS-CoV-2 e che alcuni studi ne attestano l'efficacia sia nella profilassi che nella cura, nei primi stadi della malattia. Per esempio, porta l'esempio dell'Indonesia, è una mail abbastanza lunga che sto cercando di sintetizzare, e in 40 anni gli uomini ne hanno assunto infinite dosi, ma in TV, scrive Franco, la denigrano come vermifugo per cavalli. E quindi chiede al professore: ma chi rifiuterebbe un antibiotico soltanto perché usato anche per il bestiame, e di questo farmaco cosa vogliamo farne? Come si chiama, Gigliola? Ivermectina. Ivermectina. Professore. Allora, è un antiparassitario, è vero che è stato usato sull'uomo da anni, è stato anche usato contro il Covid, però per quanto mi riguarda c'è un lavoro recentissimo di un gruppo di ricercatori italiani, del gruppo del Sant'Orsola insieme ai colleghi di Verona e del Mario Negri, che hanno dimostrato la non efficacia dell'ivermectina contro il Covid. È anche vero che uno studio americano in vitro aveva dimostrato una certa capacità del farmaco di inibire la replicazione. Però purtroppo noi sappiamo che molte volte quello che avviene in vitro non avviene in vivo. Quindi diciamo le promesse che questo farmaco aveva fatto in vitro, cioè in laboratorio andando a stimolare delle cellule, queste promesse non le ha mantenute. Io le faccio un estremo: il farmaco migliore che noi abbiamo contro l'HIV è la varichina,
cioè se lei mette la varichina sulle cellule dell'HIV le distrugge in un attimo. Io sconsiglierei a chiunque di curarsi con l'HIV prendendo la varichina. C'è un famoso Novax in Austria che si è curato con la varichina ed è morto, ha fatto la fine che ha fatto. Appunto, cioè devo dirle che insomma bisogna fare attenzione perché la verità è anche questa. C'è una percentuale di pazienti che per fattori genetici, immunitari, non evolve verso la malattia grave. Cioè sono quei pazienti che... nel giro di qualche giorno si vede che vanno a migliorare, tant'è che noi non abbiamo avuto tutti i pazienti contagiati ricoverati. Io credo che alcuni di questi, in quelle prime fasi in cui la malattia non avrebbe dato nessun tipo di evoluzione, magari hanno assunto questo farmaco e si sono convinti che era stato il farmaco, ma in realtà è assolutamente casuale. Anticorpi monoclonali erano stati anche lanciati un po' sul mercato diversi mesi fa, anche perché si adoperano anche per le patologie oncologiche. Nel caso del Covid-19, intanto li state utilizzando, con quali risultati, professore? Allora, anche perché ne stanno uscendo in continuazione, no? Di nuovi. Noi li stiamo utilizzando, devo dirle che l'Abruzzo è tra le regioni che ne sta facendo il maggior uso. Io sono convinto che in questo momento, se gli ospedali non sono ancora andati in sofferenza, e proprio grazie all'utilizzo degli anticorpi monoclonali, perché se usati nelle prime fasi di malattia effettivamente cambiano la storia naturale della malattia. Abbiamo anche la diapositiva 7, se la vogliamo far vedere ai nostri telespettatori, mi scusi professore. Sì, questi sono, si vede malissimo. Dunque, no, si legge. Sì. Ah, si legge, benissimo. Allora, noi in questo momento abbiamo... tre sostanzialmente anticorpi monoclonali, se vogliamo hanno tutti due grandi difetti. Il primo è che devono essere usati nelle prime fasi di malattia, perché se perdiamo quel timing diventano meno efficaci. Il secondo è che devono essere usati in ambiente ospedaliero, perché comunque è una endovena, e bisogna poi, fatta l'endovena, tenere il paziente in osservazione. Certo. Quindi non abbiamo avuto purtroppo la possibilità di riversarli sul territorio. Quindi però non si possono fare a casa. Non si possono fare a casa, però le ripeto, io credo che in questo momento abbiano avuto un ruolo fondamentale, perché, ripeto, cambiando la storia naturale della malattia, certo, molti di quei pazienti, secondo me, si sarebbero dovuti ospedalizzare e siamo riusciti a non farlo. E prime fasi della malattia, che cosa intende? Primi 3-5 giorni? Prima 7-10 giorni. 7-10 giorni. C'è chi contesta l'alto costo degli anticorpi monoclonali, però forse la gente non mette a confronto quanto costa un giorno di ricovero in terapia intensiva o anche in un reparto di malattie infettive, che credo che sia sicuramente non so quante volte superiore. Sì, allora guardi, parlare di costi è sempre sgradevole, perché in realtà noi parliamo di vite umane. Certo. Però anche il costo proprio in termini economici, se lei consideri che insomma, una fiala costa 2.000 euro, un giorno in terapia intensiva costa 3.500 euro al giorno, esatto. Quindi voglio dire, c'è un vantaggio in, certo, in tutti i termini. Quanti anticorpi monoclonali devono fare? Cioè quanta è la durata della cura, professore? È un'unica somministrazione. E invece la terapia intensiva difficilmente si esce in un giorno. No, direi di no. Altri inibitori che abbiamo con la diapositiva 8, gli inibitori delle citochine, e poi parliamo di vaccini perché abbiamo novità importante nel campo dei vaccini. Professore, che cosa, quali risultati ci dà questa terapia e soprattutto quando può essere utilizzata? Allora, questi farmaci sono farmaci che vengono dal mondo della reumatologia. La reumatologia è caratterizzata appunto da patologie in cui c'è una disregolazione del sistema immunitario. Quindi alcuni di questi farmaci erano già noti nella loro pratica clinica in reumatologia. Quindi gli inibitori, diciamo, delle interleuchine, il più famoso forse è il tocilizumab, ma in realtà ce ne sono altri, hanno in qualche modo lo stesso ruolo del farmaco del cortisone, cioè disregolano la risposta immunitaria e quindi evitano che il sistema immunitario faccia quei danni che noi sappiamo poi fare nel paziente
che ha la malattia. Allora, prima di parlare di novità dei vaccini, però mi ero dimenticato che sono attese novità importanti anche sul novità ovviamente sul mercato per quanto riguarda nuovi farmaci, no, professore? Sì, questa sembra una... pillole, tutti aspettano le pillole. Esatto. Le pillole anti-Covid. Sì, cioè sono due farmaci antivirali, quindi che a differenza dei farmaci di cui abbiamo parlato prima, hanno proprio un ruolo nella capacità di inibire la replicazione virale, sono uno della Merck e uno del Pfizer. Noi li aspettiamo a breve, dovrebbero già a gennaio essere a nostra disposizione. Anche questi hanno un piccolo difetto, e cioè sono tanto più utili quanto precocemente vengono dati. Certo. Addirittura si parla di 3-5 giorni dall'inizio dei sintomi. E quindi è chiaro che questo forse può renderli un po' meno... Quindi vanno somministrati il prima possibile. Andrebbero somministrati il prima possibile. Intanto per quanto riguarda il Merck, oggi la Danimarca è stato il primo paese europeo che ne ha raccomandato l'uso, quindi speriamo... Sì, ma in Italia credo che in questo momento sia sotto valutazione AIFA, che deve soltanto però non... definire i criteri, ecco, ma è già molto avanti dal punto di vista... Invece quello della Pfizer dovrebbe essere anche efficace contro la variante Omicron, tanto temuta, però non è ancora arrivato praticamente. Sì, io adesso sa sulla Omicron, abbiamo dei dati ancora preliminari. Oggi quindi... l'abbiamo sequenziata anche in Abruzzo, no professore? Sì. Il professor Stuppia, il direttore del laboratorio di genetica medica dell'Università d'Annunzio, il primo caso in un 52enne del Chietino. Sì, questo è un dato ce lo dovevamo aspettare. Che ce l'aspettavamo per due motivi. Il primo perché il professor Stuppia è bravissimo, quindi non gli sarebbe sfuggita, sapevamo. E la seconda perché in realtà abbiamo imparato dalle precedenti varianti che quando viene identificata in un paese poi in realtà la si trova già in altre, certo. Anche in luoghi molto lontani, insomma. Quindi probabilmente... pillole, per queste pillole anti-Covid c'è grandissima attesa, però c'è da chiarire che... Non scriveranno la parola fine alla pandemia e non sostituiranno i vaccini, no professore? Ecco, no, questo la ringrazio. Bisogna dirlo perché... No, la ringrazio perché questa è davvero una riflessione fondamentale, cioè nessun farmaco sostituisce la vaccinazione. Anche questi hanno appunto questo limite che devono essere usati nelle prime fasi di malattia, però comunque anche i risultati preliminari possono variare rispetto alle condizioni cliniche del paziente, all'età, quindi ci sono tante variabili che invece con la vaccinazione vengono scavalcate. Certo. Diapo 10, qual è la situazione nel mondo oggi, la situazione globale, professore? Con 268 milioni di casi, 5 milioni di decessi registrati fino ad oggi. Sì, allora guardi, purtroppo i numeri sono impressionanti perché se lei pensa che solo in Abruzzo abbiamo avuto più di 2500 sì. decessi, è veramente una situazione drammatica. Peraltro vede, quelle curve indicano poi effettivamente come l'intervento della vaccinazione abbia modificato in qualche modo l'andamento. È chiaro che nei paesi in via di sviluppo, laddove non sono ancora arrivati i vaccini, i numeri continuano a essere molto elevati, però c'è una discrepanza notevole tra i contagiati e i decessi laddove viene introdotta la terapia vaccinale. Diapositiva 11, qua vediamo la situazione in Italia e in Abruzzo e poi parliamo di vaccini. Sì, vede, qui in Abruzzo direi che questa è la dimostrazione più palese di quanto la vaccinazione abbia funzionato, nel senso che la prima curva, quella così elevata, è la prima fase pandemica. Dove si riferisce al grafico in alto? Il primo allora, guardi, alla fine sono uguali perché sia quello in alto, vede, ci sono due curve, poi una terza curva più bassa e lo stesso nella prima. Quindi la prima curva è quella fase in cui la pandemia era esplosa, poi vedete come nei mesi successivi c'è una riduzione dei numeri di casi e lì è intervenuta la campagna vaccinale. E a proposito di vaccini, c'è grande attesa per quanto riguarda le pillole anti-Covid, ma c'è grande attesa anche per dei vaccini che arriveranno sul mercato a brevissimo, no professore? Per il momento il ventaglio è composto da quattro vaccini, due a mRNA messaggero e due a vettore virale. Sta per arrivare sul mercato che cosa, professore? Dunque, c'è questo farmaco che
usa una tecnologia stranota, perché già utilizzata per altre patologie, che utilizza delle nanoparticelle che vanno a stimolare il sistema immunitario. E io mi sono permesso di riportare un articolo di un suo collega del Messaggero, perché lui ha focalizzato il problema sul fatto che possa convincere gli scettici, cioè visto che è una tecnologia già utilizzata da tempo, la speranza è che chi ritiene che i vaccini attuali siano poco sperimentati, cosa che non è neanche vera, in questo caso speriamo di trovare spazio negli scettici. Queste sono, se non sbaglio, il principio sono proteine ricombinanti. E da 30 anni questo tipo di vaccini ha dato sempre grandi risultati per l'epatite B, per la meningite, per la pertosse, mi sembra. Sì. Ha un'adiuvante che è la saponina messa. Esatto, l'adiuvante dovrebbe indurre in qualche modo la risposta del sistema immunitario per creare quegli anticorpi utili poi contro la proteina spike. Due dosi uguali a distanza di 21 giorni, congela in frigo fino a 6 mesi e l'efficacia sembra del 90%, un po' come quelli a RNA messaggero, quindi i presupposti sono buoni. Poi dovrebbe uscire anche un altro vaccino, il Valneva. Sì, di questo si sa ancora un po' meno rispetto a questo, più o meno comunque rispetto agli attuali, usa anche lui una tecnologia, diciamo, già nota, e quindi questo dovrebbe, ripeto, si spera convincere. Adopera il virus ucciso praticamente, inattivato, no? Te lo sparano dentro. E la tecnologia che prevede il virus ucciso è una tecnologia che noi conosciamo da tempo. È chiaro che la risposta immunitaria in questi casi è un po' minore, proprio perché l'ideale sarebbe sempre poter fare un virus vivo attenuato, come ad esempio quello dell'influenza. Sì. Si sa che questi sono i vaccini che danno un'immunità superiore, però in una malattia come questa probabilmente è pericoloso pensare di fare un'operazione di questo tipo. Ultima diapositiva che abbiamo preparato per i nostri telespettatori, eccola qua, Andrea la può mettere in onda. Che cosa ci sta a spiegare, professore, questa diapositiva? Allora, guardi, questa è una diapositiva diciamo, traccia la drammaticità di quello che abbiamo vissuto, perché questo riguarda esclusivamente le RA e le RSA, cioè le due linee tracciano quello che succedeva sul territorio e nelle RSA, cioè c'è stato un momento in cui la percentuale di contagiati era identica, sia che fossero in un RSA che sul territorio, che di per sé è già drammatico, perché noi riteniamo l'RSA e l'RA strutture protette. Diciamo, gli ospiti dell'RA e dell'RSA sono stati individuati immediatamente come i pazienti più fragili e sono stati quelli, insieme agli operatori sanitari, su cui è stata iniziata la vaccinazione. E vedete come la linea retta è quella che traccia l'inizio appunto della vaccinazione. Vedete poi come sono crollate le nuove infezioni. Quindi, dall'inizio dell'anno. Mentre la curva rossa è quello che accadeva sul territorio. Quindi questa è la dimostrazione che i vaccini funzionano. Questo è appunto l'esempio più lampante di quanto la vaccinazione di massa sia intervenuta sulla storia naturale di una popolazione e quindi della pandemia. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, perché nonostante i vaccini i casi aumentano, professore? I casi aumentano perché, come abbiamo detto, i vaccini non sono delle barriere fisiche. È vero che aumentano sul territorio, ma aumentano di meno in ospedale, perché in ospedale noi soprattutto nell'80% vediamo i soggetti non vaccinati. Quindi le devo dire che paradossalmente in un momento come questo, in cui il virus sta ricircolando, i soggetti non vaccinati sono la nuova categoria a rischio, come i bambini in qualche modo. Sì. C'è una telefonata per lei, oppure Giulia mi fa segno, c'è anche una mail per il professore. Andiamo prima con la telefonata e poi con la mail. Pronto, Rete 8? 5 giorni fa ha finito a fare la radioterapia, se lo può fare. Pronto, parli con noi, non parli con i familiari. Da dove chiama? Di nuovo, da Loreto, ho chiamato prima. Sì. Non ho potuto finire la domanda perché mi è caduto la linea. Volevo chiedere al professore della signora della paziente oncologica, ha finito a fare la radioterapia 5 giorni fa, sempre riguardante il vaccino, può fare?
Questo era il telespettatore di prima che chiamava per la moglie, per la paziente oncologica. Ha finito di fare la radioterapia 5 giorni fa. Allora, credo che questo sia utile confrontarsi con l'oncologo, perché ripetuti gli esami del sangue, se diciamo c'è una situazione assolutamente tranquilla, certo, controindicazioni assolute non ce ne sono. Certo, allora si consulti con l'oncologo, in bocca al lupo. Perché mi permetto di dire, proprio perché siamo di fronte a una patologia oncologica, l'eventuale contagio sarebbe un problema. Grazie professore, velocemente Giuliola con la mail. Pina, per un bambino che compie 12 anni i primi giorni di marzo, è preferibile fare adesso la dose di vaccino? In tal caso, al compimento del 12° anno, la dose di vaccino ricevuta sarà sufficiente oppure è necessaria una terza dose? Professore. Direi che l'età, in questo momento parliamo di settimane, mi pare di capire, quindi grossi problemi non ce ne dovrebbero essere. Di solito la profilassi prevede una seconda vaccinazione, sì. Non ho ben capito il problema. Giuliola, stavi rileggendo un po' la mail della signora Pina? Sì, allora dicevo che per un bambino che compie 12 anni, i primi giorni di marzo, è preferibile fare adesso la dose di vaccino? E in tal caso, al compimento di 12 anni, la dose di vaccino ricevuta sarà sufficiente o sarà necessaria una terza dose? No, la terza dose direi di no. Se lui inizia adesso, diciamo, acquisisce prima l'immunità, per cui può essere una buona idea, visto il fatto, certo, che appunto il virus sta circolando molto nelle scuole. E poi da ieri mi sembra hanno aperto la vaccinazione alla, esatto, fascia età, sì, sì, 5-11 anni, a marzo fa 12 anni. Sì. Ha mai convinto un esitante, un nuovo vax, a vaccinarsi, professore? C'è mai riuscito? Allora, guardi, io direi che quando si parla di Novax dovremmo parlare delle 50 sfumature dei Novax, nel senso abbiamo che... Abbiamo pochi secondi. Alcuni hanno bisogno di rassicurazioni, e quindi spiegandogli si convincono. Altri no, però io le dico, insomma, chi in questo momento rema contro i vaccini si assume una grande responsabilità di carattere personale su chi si ammala, certo, e magari ha i quadri peggiori della malattia, ma rispetto alla collettività soprattutto, perché questo sistema paese rischia di tornare in crisi se non riusciamo a contenere questa pandemia. Certo. Dopo Natale che succede, professor Vecchietti? Speriamo che le vacanze non diano di nuovo una riaccensione. Il dubbio è che ovviamente la frequentazione, il virus sfrutta noi per circolare, e quindi io direi che dovremmo comunque continuare ad avere una grande attenzione rispetto alla mascherina, il distanziamento, lavaggio delle mani e vaccinazione. E non grandi cene affollate nelle giornate. Ma la parte alimentare credo che l'abbia già curata il professor Cipollone. No, quindi, come affollamento. Come affollamento, ripeto, cioè poi ognuno di noi, al di là dei protocolli, dovrebbe avere una capacità, certo, di capire qual è il rischio a cui si espone. Certo. Grazie al professor Jacopo Vecchietti, direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale di Chieti. Grazie per essere stato grazie con noi. Buon lavoro e anche buone feste di Natale. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione. Giuliola Di Mondo in redazione. Ciao Giuliola. Ciao Paolo, ringrazio Andrea Di Fabio, anche a nome di Andrea e di tutto lo staff tecnico e di tutti coloro che lavorano a questa trasmissione. Vogliamo rivolgere a chi ci segue ormai da anni e che speriamo ci continuerà a seguire anche il prossimo anno, che sia le festività natalizie che il 2022 siano all'insegna della salute e della serenità. Augurio che condivido, grazie Giuliola, auguri anche a te e ad Andrea, auguri naturalmente a tutti i nostri telespettatori, grazie per averci seguito. Stasera Pronto Medicina Facile torna giovedì 13 gennaio 2022, ovviamente con due argomenti che poi vi faremo sapere in queste settimane. Grazie a tutti, buonanotte e buone feste.